Presidente, noi sappiamo quanto è drammatica la situazione economica nel nostro Paese, in particolare nelle aree produttive come il Veneto, dove le imprese sono così esposte ai cosiddetti venti gelidi della competizione globale. E noi a queste imprese, a questi imprenditori, offriamo un clima ideologicamente ostile e poi degli evidenti svantaggi competitivi, quali una giustizia alla paralisi, un'energia fra le più costose d'Europa, una burocrazia lenta e costosissima e un fisco, ricordiamoci sempre quel numero, il 68,5 del tax rate sugli utili di impresa che ci pone 20 punti sopra la media europea. Chiediamo almeno che l'IMU sui fabbricati strumentali sia deducibile interamente dalla base IRAP e IRES perché quanto previsto dalle leggi di stabilità 2014 è assolutamente insufficiente. Grazie. La ringrazio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Onorevole Busin, la ringrazio per i suoi punti. Vorrei ribadire che il Governo è pienamente consapevole dello stato di estremo disagio in cui si trova il Paese e il suo apparato produttivo. Quanto alla deducibilità dell'IMU relativa agli immobili utilizzati a finalità produttive dalle imposte dirette dall'IRAP, deve preliminarmente rappresentarsi che con la legge di stabilità per il 2014 sono state approntate prime misure relativamente al reddito d'impresa e al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Si prevede infatti che a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La deducibilità è stabilita al 30% relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Non è invece ammessa la deducibilità ai fini IRAP. Proprio relativamente a tell'ultima imposta, tuttavia, occorre sottolineare come il Governo, consapevole del peso della stessa rappresentato, abbia inteso fornire con il decreto legge 24 aprile numero 66 una prima importante risposta alle istanze che vengono dal mondo produttivo. L'articolo 2 del decreto legge infatti prevede una riduzione generalizzata delle aliquote IRAP applicabile ai diversi soggetti passivi del tributo. Ulteriori interventi sia in tema di deducibilità dell'IMU, delle imposte sui redditi, sia in tema di ulteriore diminuzione delle aliquote IRAP richiederebbero, per la loro concreta attuazione, reperimento di ingenti risorse finanziarie per far fronte alla diminuzione di gettito. Deve rilevarsi che la diminuzione degli oneri che gravano sul mondo imprenditoriale, verso la quale, ribadisco, c'è un preciso impegno del Governo, può essere perseguita anche attraverso strumenti diversi, fra i quali si considerano rilevanti la semplificazione prevista dall'articolo 7 della delega fiscale e che il Governo si sta accingendo ad adottare nell'ambito di una revisione sistematica dei regimi fiscali, volta ad eliminare complessità di adempimenti superflui e costosi per le imprese. Le attese semplificazioni, oltre ad avere lo scopo di migliorare il rapporto fra fisco e contribuente, avranno quindi anche l'effetto di ridurre i costi che il mondo produttivo deve oggi sostenere per rispettare complessi obblighi procedurali tributari. Grazie. La ringrazio, ha facoltà di replicare il deputato Busin. Grazie Ministro. Mi dispiace però non colgo una consapevolezza di quanto sia drammatica e profonda la crisi. Le do alcuni dati. Dal 2007 abbiamo perso il 25% della nostra produzione industriale. Siamo in una fase di deindustrializzazione molto forte, di desertificazione produttiva. Abbiamo nella mia regione i disoccupati sono passati in 6 anni da 73.000 a 171.000 per un tasso di disoccupazione da noi mai visto di quasi l'8%. Abbiamo un tasso di occupazione in Italia inferiore, abbiamo abbattuto il muro del 60%, siamo sotto il 60% quando la media europea è al 68% e la Germania, il nostro competitore diretto, al 72%. Ma questo si traduce anche in effetti tragici a livello sociale, perché abbiamo registrato 70 suicidi negli ultimi anni di imprenditori, tanto che nella mia regione, per intervento meritorio del governatore Zaia, è stato istituito l'unico sportello in Italia antisuicidi che ha trattato oltre 1.100 casi negli ultimi 19 mesi. E il telefono dello sportello antisuicidi squilla, cerchiamo di dare risposte, sono state evitate delle tragedie e il telefono del governo ci sembra squillare invece a vuoto quando chiediamo
che venga svincolato dal patto di stabilità gli interventi previsti per il dissesto idrogeologico, quando chiediamo contributi per i gravi disastri alluvionali che abbiamo subito quest'anno e quando chiediamo soprattutto fatti come questo della mia interrogazione relativi al fisco, dopo tante promesse ci aspettiamo anche qualcosa di concreto, altrimenti le illusioni e le aspettative che ha saputo molto abilmente creare Renzi evaporeranno con una certa fretta, così come sono arrivate.